Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi, bentornati su Crimax. Allora, dove siamo? Siamo in sessione ragazzi, una Fiume. Delle poche volte dove abbiamo la possibilità di stare un po' più tempo. Qualche e abbiamo scelto uno spot che stiamo già da qualche settimana guardando, venendo qualche ora così a vedere un po' dove c'è il pesce, per capire un po', diciamo, i punti un po' migliori. Siamo nel Padovano, quindi ci siamo un po' spostati verso Padova. Sì. E niente, per ora, come vedete, mattina presto, c'è parecchia umidità, nebbia. E ci proviamo ragazzi. Sì, solita sessione, nel senso impostata come al solito, quindi io una canna con una pallina del 20 con chicco di mais, una bilanciata 20-16 sempre mix Crimax ovviamente e pop-up bianca alla crema, e l'ultima invece una pop-up della Discharge, quelle nere Black Envy. Io come al solito pesco col mix Crimax, quindi una singola del 20-16 e poi ho una canna, ho messo una 16 affondante alla crema. Quindi per ora niente di particolare, solito sacchettino ragazzi, non abbiamo effettuato alcuna pasturazione. No, sacchettino in PVA, pelle e sacchettino PVA, la classica bombetta diciamo. E basta, vi facciamo vedere un piccolo pezzo dello spot. Ovviamente qui. Oggi siamo leggeri, senza il rod pod, abbiamo i nostri picchetti e basta, speriamo che la giornata ci dia qualche soddisfazione, ne abbiamo bisogno qui perché sta arrivando l'inverno. L'ideale oggi sarebbe di fare almeno una per... Sì, una cattura. Sarebbe bello fare almeno una cattura. Sì, ecco. Perché ci hanno parlato bene del tratto di fiume qua, sono presenti anche bei Amur, quindi ho voluto apposta usare anche un German Rig con una bella pop-up per provare a ingannarne qualcuno. Ora, vediamo, speriamo, però ci sono, c'è una presenza di Amur da quello che ci è stato detto. Mi ripeto, abbiamo fatto diversi sopralluoghi, abbiamo visto un po' tutto il corso del fiume, adesso con calma cominceremo a pescarci, a provare. Questa è la prima vera e propria sessione che facciamo in questo, esatto, in questo corso d'acqua. Bene ragazzi, speriamo di rivederci fra poco con qualche carpa in mano. Sì, siluri, amor, tutto. Ragazzi, prime ore del mattino, partita la canna sinistra di Christian e sembra che si sia spaccato tutto, quindi rimandiamo. Però bella la faccia di Christian. No. Saslama. Allora ragazzi, breve aggiornamento, purtroppo abbattuti. Abbiamo sì, ci vedete un po' abbattuti perché abbiamo perso sia io che Cri una carpa. E io stupidamente ragazzi, perché non ho cambiato un rig che dovevo cambiare, ho voluto tenerlo e questi sono i risultati. Il rig ovviamente non ha tenuto. Io invece non si capisce. Ho attaccato qualcosa sulla canna, quella più a destra, dove appunto avevo il German Rig con la pop-up nera Discharge. Sentivo il pesce in canna, ho fatto qualche recupero, qualche giro di mulinello per recuperarlo. A un certo punto, stock, si è proprio lasciato andare e niente, perso. Sono un po' abbattuto sinceramente perché non ci voleva, caspiterina, potevamo essere già a due pesci e invece siamo ancora a zero, però ce promette, la promette ce bene la giornata. Una quindi carpa la prendiamo, una carpa la prendiamo. Una carpa la prendiamo. Una la prendiamo. Va non bene. So di quanti chili, ma una la prendiamo. Sì, sì. Bisogna. Va bene. Ragazzi, un po' di natura, siamo immersi nella natura come vedete. Bene dai, speriamo di prendere qualcosa. Facciamo un po' vedere come diciamo peschiamo io e Max, perché abbiamo due tipologie di pesche diverse, diciamo, senza i pod. Allora, Max, come vedete, usa i picchetti e li usa separatamente, quindi preferisce avere per ogni canna due picchetti dedicati.
Tanto queste sono le TX1 Shimano che Max ha preso, le tipichette nuovi, i Prologic, Prologic, i sensori quelli nuovi. Quindi Max preferisce usare tre canne distinte, separate tra loro. Una, come vedete, l'ha messa in questo spot, e altre due invece le ha messe qui, un po' più vicine, però sempre divise, perché il buon Max ora ci dirà perché preferisce questa tipologia di pesca. Non è che c'è tanto mistero, preferisco avere ogni canna indipendente una dall'altra e non avere un boost bar dove metterne magari anche semplicemente due a sinistra e una singola a destra, ma preferisco avere la possibilità di essere molto più versatile, perché non tutti gli spot sono uguali, quindi preferisco appunto che ogni canna sia indipendente dall'altra per poterle posizionare a mio piacimento. Tutto qua, nulla di speciale. Allora, come vi dicevo, Max usa le canne separate con picchetti singoli, io invece uso i boost bar anche sui picchetti. Ora vi faccio vedere, sto usando dei picchetti che ho fatto io giusto per provarli, e come vedete uso i boost bar per un discorso estetico e per un discorso che comunque mi piace avere le canne vicine, quindi mi trovo bene così, io pesco così. Quindi io e Max abbiamo due tipologie di pesca diverse quando parliamo di picchetti. E questi sono mulinelli che non vi ho mai fatto vedere, sono dei Tika 9000, mulinelli che ho da tempo e devo dire che mi sono sempre trovato molto bene, credo che mai li cambierò perché sono dei mulinelli fantastici, oltretutto hanno delle bobine molto capienti e niente ragazzi, sono leggeri e pratici e stanno da Dio con le 10 piedi che ho preso della Rodacciso, perché compensano molto il peso, essendo una canna molto leggera va a compensare bene il peso. Bene ragazzi, adesso speriamo di prendere qualche carpa. Allora, partenza per Christian dopo, sì, dopo le due perse. Allora mi sposto un attimo che prendo il guadino, ragazzi. Un attimo solo, mannaggia, quando meno te lo aspetti. Guadino, ok, scusate ma non ho il cavalletto, quindi Christian, dove sta andando sta carpa? Si sta infilando sotto. Tirala fuori perché ne abbiamo già perse due, quindi sotto arriva, però Max deve andare di là con guadino. Sì, vado di là. Ti conviene appoggiare la telecamera sul cavalletto. Ok, e ora? Anzi, dammi pure qua, dammi. Un attimo solo ragazzi che ci organizziamo, arriviamo. Guarda cos'è successo. Allora la carpa è lì e qui c'ho un ramo. No, non ci credo. Come facciamo qui? Un attimo. Se mi fai passare vado io giù a prendere il ramo. Mi devi solo tenere però. Dai. Attento, mi raccomando. Un attimo solo qui. Situazioni che purtroppo in libera ragazzi succedono. A posto? Ci sono un attimo solo. Mamma mia, che groviglio, un attimo. Si è andato a intrufolare sotto di rami. Qui, okay. Libera. Adesso è qui. Eccola, la vedo. Devi portarla fuori. Vai, prendi anche il filo, non importa. No, c'è un ramo sopra, quello è il problema. Eccola, adesso puoi venire. C'è, bene. C'è. Fatica ragazzi. Cazzo, che casino. Vabbè, okay, adesso ci vediamo tutto. Fra poco ragazzi. Bene ragazzi, vi ho detto che prendevo una carpa. Mix, Crimax. Max, tieni, fagli vedere come ha lavorato.
Beh, vediamo se riesco. Ha lavorato egregiamente il Mix Climax. Come vedete, anche con queste temperature entra bene in pastura. E voilà! Eccola qua! In tutto il suo vigore. Mamma, cercata sta carpa, cercata. Cercata tanto, ragazzi. Chiedo scusa, ragazzi. Molto bella. Alzamela un po' di più, Crick, e poi... Poi guarda la coda. Coda magnifica. Coda magnifica. Bene. Bene, ragazzi. Io andrei anche a rilasciarla perché mi ha fatto sudare parecchio. Ok. Bene. Libera Eri. E libera Torni. Pescare in libera, ragazzi, non è sempre facile, e alle volte la cosa comporta anche dei problemi, quindi, come avete visto, quando si pesca in questi posti, purtroppo la natura è natura, quindi gli ostacoli ci sono. Vai, e bella! È pronta, è qui che aspetta. Ciao, cara! La parte però deve andare verso... No. Di là. Non vuole andare via da te, Cri. Si è affezionata. Ragazzi, stupenda. Eccola là. Stupenda, guardate che tranquilla. Come se non avesse sentito niente. Bene. E... Cri, scusa, le canne come hanno risposto? Perché è il primo pesce, penso, per loro. Sono convinto di aver fatto questo acquisto, ragazzi. Sono... maneggevolissime. Adesso mi hanno aiutato molto in questa situazione, per dire, perché essendo leggere, più piccole, 10 piedi di 30-40 cm circa, hanno fatto la differenza, quindi ho fatto un ottimo acquisto. Bene, allora vi faccio un attimo vedere cosa, con che rig ho preso questa carpa, se cerco di mostrarvelo. Allora, piombo 170, ragazzi, lo so, qui non c'è corrente, ma voglio l'auto afferrata, quindi piombo grosso, la carpa si ferra. Questa è la montatura, la più semplice e la più stupida che si possa fare. Amo del 4, ho scelto un amo più piccolo, e boilie Scrimax del 20. Quindi, ragazzi, pesca molto semplice, niente di complesso, niente rig particolari. Niente di a livello di gluck, di dip, ho usato semplicemente questo innesco singolo e il pellet al pesce che prendiamo di solito. Sacchettino come al solito, ragazzi, come già più di qualche volta mi avete visto fare, eccolo qui, sacchettino, giro al contrario e metto il pellet e rilancio. Quindi, ragazzi, semplice però efficace. Bene, ora speriamo che la mattinata prosegua altrettanto bene, e anche perché il prossimo pesce sarà di Max, quindi speriamo di riuscirlo a fare il prima possibile. Erano tre, porca miseria. Sì, è vero anche quello. Non so se avete sentito Max, ma diceva appunto che sarebbero stati tre, perché questa mattina sono successi quei due intoppi. Ripeto, uno per colpa mia, perché da stupido non ho controllato gli inneschi, cosa che bisognerebbe fare ogni volta. E Max purtroppo si è semplicemente slamata. Non per colpa del rig, perché, ragazzi, stavo usando un German rig e abbiamo fatto anche la prova dopo la caduto, e il rig l'amava, quindi non lo so, probabilmente qualche amour, ci voleva un amo del 2. Gli ostacoli quelli belli.
Sì? Sì. E provo anch'io le rode Hutchinson. Appena finito di mangiare il panino. Guadino, ce l'abbiamo, Pri? Allora, non la sento tanto cattiva, ma potrebbe regalarmi soddisfazione verso la fine? Ma... non so se è una carpa o qualche pesce di disturbo, perché non fa forza, credo. Che poi non si scatena qua sotto. No, serpentina. Eccola, ah, infatti. E si è anche slamata. Si è slamata. Vabbè, ragazzi, non ci siamo persi chissà quale carpa. Sarà stata sui 2 kg, quindi la sentivo che non... non forzava più di tanto. Pop up, giusto Gri? Yes. Queste sono le pop up nere che abbiamo fatto. E oggi mangiano anche sulle pop up. Non male, non male. Peccato averla persa, però l'abbiamo vista piccolina. Però è la terza che perdiamo oggi, Gri. E vabbè. Rifacciamo tutto. E giusto un piccolo dettaglio, ragazzi. Guardate come mi hanno ridotto le tartarughe. Qua c'era la Boyle Screamax del 20, non c'è più. E guardate questa pop up. È una roba devastante. Sono entrate tutte d'un colpo, perché fino alle 10 che mi avevo ritirato sugli inneschi non c'era nulla di strano. Da un'ora e mezza a sta parte hanno iniziato a mangiare le tartarughe e cioè, guardate sta pop up com'è ridotta. Adesso proverò a tirare sulle canne e prima su un'altra non avevo più niente, l'avevo tirata da 40 minuti e purtroppo c'è anche questo piccolo dettaglio da non sottovalutare. Bene, rifaccio tutto da capo. E ora eccoci qua ragazzi, sessione finita e piacevole, inaspettata si può dire, perché comunque 4 partenze, beh, un po' cercata anche, adesso cercata aspettata. Sicuramente, però venire su uno spot nuovo, non conoscerlo, ragazzi, prepariamo per l'arrivo. Giuda, ho preso l'altro filo, mi sa. Ascolta, ormai è di qua. Mi sta facendo sentire. Un attimo qui. Ok, l'argilla. Dovrei averla tolta. Sì. Ce l'ho fatta! Ok ragazzi, eravamo quasi in chiusura e ho deciso di fare l'ultimo lancio su uno spot che era da un pezzo che volevo tirare e è uscita sta perla. Non è enorme ragazzi, ma guardate il dettaglio della coda. Guardate che spettacolo. È veramente bella. Guardate. La rilascio subito, ma volevo solo farvi vedere questo piccolo dettaglio. Questa è la quinta oggi, 2 a Guadino, 3 perse. È veramente un hotspot che abbiamo trovato.
meravigliosa, meravigliosa. German Rig, Boilers Discharge questa volta, pop-up, singola del 16, rilanciata da un minuto e mezzo la canna. Questo è il risultato. Vi faccio vedere la coda perché è stupenda, ragazzi. Ok. Che bella, ragazzi, piccola ma bella, cioè questa è una soddisfazione veramente, sono contento. Ragazzi, allora riproviamo a fare il video di chiusura, ecco, perché questa è stata inaspettata. Questa è stata inaspettata, se prima ho detto sessione inaspettata, questa è stata una cattura inaspettata, però adesso vi racconto un attimo in breve. Canna calata un minuto e mezzo prima della partenza, su uno spot che, come dicevo, volevo tirare già da prima, ma avendo fatto prima un tiro sbagliato non ho avuto il coraggio, chiamiamo così, di ritornare su con la canna, rifare il sacchettino, perché mi dispiaceva avere sprecato la bombetta. E Christian però giustamente mi ha detto: Max, ma se volevi arrivare là perché pensi che sia buono, tira sulla canna e ritira. Io ho dato retta a Christian, perché si impara sempre nel car fishing, e ho rifatto tutto, ho tirato dove volevo e un minuto e mezzo è partita la carpa. Quindi questo ci insegna un'altra volta che il car fishing, oltre che essere una pesca non statica ma in costante movimento, perché comunque bisogna cercarle le carpe, ci segna anche che, uno, ascoltare i consigli del socio o di qualcun altro, se sono consigli utili vanno ascoltati e messi in pratica, e secondo, non bisogna essere pigri, perché se io non ascoltavo Cree e non rifacevo tutto da capo, non avrei perso quel minuto e mezzo che ho perso per rifare tutto, ma non avrei preso neanche questa carpa. Più che altro, ragazzi, per un semplice motivo, perché se avete un'idea, quindi se pensate, vi faccio un esempio, è tutta questa mattina che qui c'è nebbia, sole, c'è stato praticamente poco, ma c'è stato un'oretta e mezza circa dove c'è stato il sole, e da più o meno verso la nostra destra abbiamo un muro fatto di cemento. Le carpe tante volte stanno vicino a questi muri, ci scaldano, quindi Max voleva lanciare lì perché aveva quell'idea lì, giustamente. Se voi avete un'idea e non riuscite a lanciare in quel punto perché, come diceva Max, se avete sbagliato il lancio o qualsiasi cosa, non capirete mai se quell'idea che avete avuto è stata un'idea che vi ha portato un risultato. Giusto, perché vi siete adeguati al sbaglio. Arresi. Quindi il fatto di prendere, io lo so che alle volte rompe le scatole perché fai la bombetta, fai lo stick, c'è del look, c'è del pellet, eccetera. Comunque ogni volta che si lancia una bombetta, uno stick, comunque tra virgolette partono dei soldi, anche se in una quantità comunque un po' ridotta, comunque partono. Ma su un anno e può rompere le scatole. Però, ragazzi, è molto importante, secondo noi, che rispettiate le vostre scelte. Quindi se avete deciso di calare in uno spot preciso, rompetevi le scatole ma calate quello spot. Questo è un consiglio che vi diamo, vista anche la vicenda che è successa adesso, quindi speriamo questa occasione non per molto dirvelo lontana. E poi, ragazzi, purtroppo la giornata è cominciata male, perché la prima carpa l'ho persa io, la seconda poi l'ha persa Max, e poi l'hai presa, esatto, poi con non poche difficoltà l'abbiamo presa, ne ho perso un'altra io, insomma ci siamo divertiti questa mattina. Più che altro abbiamo trovato un buon spot. E cosa c'è stato dietro a tutta questa sessione che avete visto? Settimane di qui vedere i posti. Abbiamo percorso tutto l'argine per capire un po' i punti, le postazioni, dove è possibile arrivare con la macchina, dove bisogna avere l'utilizzo del carrellino. Quindi ci siamo dovuti, diciamo, fornire di tutta una serie di informazioni per poi partire e cominciare a pescare in questo spot, che adesso ovviamente cercheremo di farli un po' tutti per capire un po' tutte le zone. E senza pasturazione preventiva? Senza pasturazione, semplicemente col sacchettino. Verremo qui anche con un po' di pasturazione, ovviamente faremo anche questa prova, però più che altro per vedere se aumenta magari un po' la taglia. Esatto.
Quindi ragazzi, niente, noi concludiamo questo video soddisfatti e contenti, speriamo il video sia stato di vostro gradimento e vi sia stato utile per quello che insomma può essere stato. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video. Esatto. E sapete già tutte le nostre pagine social dove se Rimax Car Fishing su Facebook, Rimax underscore Car Fishing su Instagram, Rimax2018@gmail.com e chi più ne ha più ne metta canale YouTube. Ragazzi, al prossimo video. Ciao.